dire che il letto di Sofì è davvero molto comodo. Non c'ho per niente voglia di alzarmi. Buongiorno, ciao! Lui ha un letto gigante e io sento freddissimo. Perché non sono abituata a dormire in un letto così grande. Appena ti giri, si raffredda tutto! E non ti puoi rigirare dall'altro lato perché altrimenti muori di freddo. Siete ancora qui? Oh, va bene, mi alzo. Ma... Bene, questo è il pigiama di Sofì. Un po' piccolino. Vabbè, andiamo avanti. No, no, non ci credo. Non solo il pigiama di lui, ma l'ho anche messo come lo mette lui. Cioè alla Fantozzi. Lui dice che mettendo la magliettina dentro pantaloni, la maglietta non può uscire e quindi lui non può sentire freddo. Anzi, di solito, vi dirò di più, mette anche pantaloni dentro le calze. Aiuto. Accendo la luce e metto le sue ciabatte orribili e gigantesche. Lui, tu non hai idea di cosa sia la moda. E luce sia! Buongiorno mondo! Ah, tutte le mattine Sofì inizia le sue giornate nella maniera più noiosa possibile, ovvero sistemando la stanza. Quindi facciamo il letto. Sto qua così. Devo dire che non è stato difficile. Metto le sue scarpine, che vengono anche un po' piccoline, e andiamo a fare colazione. La prima cosa che lui fa appena sveglio è pulire i bisogni di Ray. Dove è Ray? Ray, tu sei responsabile di quelle schifezze lì. Aiuto, che schifo. Concentrazione, le tolgo. Oggi sono lui. Ray, togliti. Buttare. Pulizia fatta. Adesso prendiamo il nostro piccolo Ray e andiamo a fare colazione. Ah, dimenticavo, ovviamente non ho fatto il letto perché lui non importa. Pronto per la colazione? Proprio famissima. Sofì fa colazione con un poco di succo e un biscotto solo? Ma come posso iniziare la giornata? Come posso disattivarmi con un solo biscotto? Vabbè, mangiamo. E quindi colazione già finita, andiamo di là. Aspetta, quasi dimenticavo. Sofì non lascerebbe mai apparecchiato. Sistemiamo anche in cucina. Wow, che colazione! Va bene fare una colazione equilibrata, mangiando della frutta e tantissime cose, perché la colazione è il pasto più importante della giornata. Però questa, più che una colazione, sembra un pranzo di Natale. Ma quanto mangia questo qua? Un sacco di cose, cioccolato, frutta, tutti questi biscotti. Aiuto! Io sono già sazia. Voilà! Pulito e preparato, è finita la mattinata di Sofì. No, no! Dimenticavo! Sofì, tutte le mattine si trucca! No! Remixiamo questa giornata. Quali trucchi devo usare? Sono tutti uguali. Vediamo, qui c'è questo cosino rosa. Uso questo pennello. Scusa Sofì. Ok, vado. Questo qui, bellissimo. Un altro pochino da questo lato. Ci sono riuscito. Ok, posiamo questo tutto rotto qui di lato. Stai lì, bravo. E aggiungiamo questo qui nelle guance. Credo si faccia così. Prendo qui, un altro pochino di qua. Ok, che mi rende la pelle liscia e profumata. E infine il temibile rossetto. Come si mette? Sì. Wow! Ed eccomi pronta. Ma c'è ancora un ultimo step. Lui ogni mattina si fa la barba. Proviamoci. Questa è la schiuma da barba che io conosco benissimo, però non l'ho mai messa in viso. E quanto se ne mette? Penso che così possa andare bene. Ma è congelata, è freddissima. Mi brucia tutto, aiuto. Sono Babbo Natale. Oh oh oh. Così va bene? Non lo so, aiuto. Mi brucia tutto, è terribile. E cosa faccio con questa che mi è rimasta nelle mani? Non lo so. La tolgo con la tovaglia. Si fa così? Non so. Rimane. Non ci toglierà mai più. Dai ragazzi, ci provo. Ma che rumore fa? Queste sono lame? Ma davvero? No, mi fa troppa paura. No Ray, no, tu non ti farai mai la barba. Meno male, assolutamente no. Vado a togliere questa cosa che mi sta bruciando tutto, aiuto. Ma comunque, questa era l'avventura di oggi. Cliccate il link in descrizione se volete anche voi shakerare e mixare le vostre foto. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi per non perdervi nessuna avventura. E noi ci vediamo domani con una nuovissima avventura. Yeah.